nessuno lo sente. Però ti assicuro, un giallo rosso è per sempre. A due passi dal mare, la domenica sarà nel segno dell'ecce che vincerà. C'è un cuore che batte, ma nessuno lo sente. Però ti assicuro, giallo rosso è per sempre. A due passi dal mare, il tifo esploderà quando il Lecce in campo scenderà. Vola, vola Lecce, sei nel cuore di chi crede solo a te. Quando non ci sei, ricordati di noi, nel bene e nel male noi con voi. Vola, vola Lecce, sei nel cuore di chi quando non ci sei. Thank you.
alla grande tifosa, dai! Capitano! Antonio, professore, dai, forza! Hanno di là! Ok, aspetta, grazie. Facciamo di fare. Questa secondo me non basta, perché questo ci meglio. Se volete quella bianca, devo le indicazioni. Maria, metti avanti. Questo è dentro della sempre più. Questa sono contento che sia qui e anche questo ovviamente. Grazie a te. Sento che c'è voglia di riunirsi, di vivere insieme questa passione, pensavo di trovare una serie così bella, così organizzata, così tutto così resta bellissimo. Ci penso sempre, dove sono partito, perché con i miei amici soci che sono partiti insieme a me avevamo davvero poco da poter costruire. All'inizio eravamo in Serie C, si era disperso un grande patrimonio di pubblico, di gente. In pochi anni questa squadra, oltre a aver fatto un salto in categoria, il salto era stato importante, la squadra è una società a cui la gente vuole bene e ha ritrovato l'entusiasmo della gente, le nuove generazioni, i ragazzi tifano sempre più spesso Lecce. È un processo che in pochi anni è accaduto davvero rapidamente, ma come se fossero passati tantissimi anni. Questo momento la gente è orgogliosa di fare tutto il Radio Club, e mi sembra che una serie di passaggi sono davvero di messaggi sono passati sull'identità, sulla maglia, sull'orgoglio di indossarla, sul rispetto verso la maglia e verso il posto. Sono temi a cui io sono legatissimo e abbiamo cercato di mostrare sul campo. Poi tutto questo affetto si traduce per noi in una responsabilità, in un impegno a cercare di fare sempre meglio. Sempre. Un uomo del territorio. E questo è un dato che mi colpisce molto, perché prima il Lecce Club, i club in generale, si intitolavano al campione del momento, no? Questo è il settimo che nasce in questi 7 anni, i tifosi hanno voluto, per ciascun club, deciderlo, hanno deciso di intestarlo a me. Strano, tutta Italia, qui a Oleggio, a Ferrara, a Roma, e diciamo in questo senso io rappresento semplicemente il riferimento di una società che riceve da parte di chi fa questa scelta una presentazione a tutta l'attività della società, e quindi io lo divido con i miei soci, con il direttore sportivo, con tutti i calciatori. Ed è bello però che sempre di più il tifoso abbia capito che forse oggi la vera bandiera è forse un proprietario, un socio, un presidente, questa maglia la veste sapendola di non smetterla mai, di indossarla per sempre. Io nella mia vita, quando finirò questa esperienza, sarò stato solo il presidente del Lecce, non potrei essere un presidente di nessuna azienda. E forse questo il tifoso lo capisce e sa che il calciatore oggi c'è, non c'è, non c'è, dirigenti come noi sono solo in questa società. Non una gara determinante, ma una sfida importante. Una sfida importante perché comunque sono tra le prime della classe in questo momento, in un campionato crescente e duro. Quindi sarà una partita sicuramente clou per la giornata. Non rappresenta niente di epocale rispetto alla storia di questo campionato, che è ancora molto lungo e molto complicato. Però noi vogliamo giocarcela bene. Speriamo di poterci giocare insieme ai nostri tifosi, mille difficoltà che non dipendono dall'Unione Sportiva Lecce, devo essere chiaro, per consentire la costruzione dei nostri tifosi, ci sono delle limitazioni dello Stato, dei vari organi preposti, stiamo facendo tutto in queste ore per facilitare la trasferta dei nostri tifosi, perché in questo momento con tutte le restrizioni e limitazioni anche nella vendita è diventata una trasferta. Sì, perché innanzitutto la
persona abbastanza seria, poi ci abbiamo voluto trattare da soli e quindi abbiamo deciso di aprire il cervello porta. Ci sono tantissimi tifosi questa sera, sì, sono tutti soci, sono tutti tifosi del Lecce che giustamente sono molto contenti del tempo che abbiamo detto. Il presidente del Lecce e ovviamente orgogliosi di aver aperto un club nella nostra cittadina. Siamo convinti che l'amore per la nostra terra e l'amore per il calcio possono e si devono sposare bene per promuovere tutto il territorio in un momento come questo di grande necessità di riscatto del territorio. Sì, penso che Lecce sia una delle piazze in Italia dove ancora resiste e cresce il tifo e l'amore per la squadra. E Martano da sempre ha espresso un grande numero di tifosi che sia in trasferta sia tra le mura amiche hanno sempre sostenuto il Lecce. Sarà nel segno del Lecce che vincerà. C'è un cuore che batte, ma nessuno lo sente. Però ti assicuro, giallo, rosso e per sempre. A due passi dal mare il tifo esploderà. Quando il Lecce in campo scenderà, vola, vola Lecce, sei nel cuore di chi crede solo a te. Quando non ci sei, ricordati di noi, nel bene e nel male noi con voi. Vola, vola Lecce, sei nel cuore di chi crede solo a te. Quando non ci sei, ricordati di noi, nel bene e nel male noi con voi. In campo chi scende ha un cuore grande, ti assicuro. Solo a te, quando non ci sei, ricordati di noi, nel bene e nel male noi con voi. Sei grande Lecce, mio grande Lecce, forza Lecce devi vincere per noi. Ovunque tu sarai, con te saremo noi, nel bene e nel male voi con noi. Sei grande Lecce, mio grande Lecce. Volevo ringraziarvi, non mi aspettavo di trovare qualcosa, un'accoglienza così incredibile. Per me davvero passano gli anni, ormai questo è il mio quinto da presidente, però non smetto mai di emozionarmi di fronte a queste manifestazioni di affetto e di amicizia che davvero mi lasciano spaesato. Perché la mia reazione è pensare che tutto questo affetto meriti un impegno ancora maggiore, nonostante davvero io ce la metto tutta, ma credo che non basti quello che faccio di fronte a tanto affetto. Sono felice, Fernando, avete fatto una cosa meravigliosa, sindaco, grazie agli assessori, a tutti quanti, a tutti i tifosi che sono venuti in questi giorni. E in questi anni noi abbiamo cercato di portare in alto non solo i colori ma l'orgoglio di
gestire questa maglia, perché le partite si possono vincere e perdere, meglio vincere, ma si possono anche perdere, si può essere promossi o si può retrocedere, il calcio è così, però l'orgoglio di questa gente non succede mai, e questo è il messaggio forte. Allora, bravo! Siamo una società gloriosa, una società che ha tanti campioni nella sua storia. Stasera c'è Vincenzo Mazzeo che questa maglia l'ha indossata. Grazie, grazie Vincenzo. Abbiamo una squadra giovane, forte, adesso piena di giovani calciatori. Abbiamo una bella realtà che è la squadra femminile. La squadra femminile che sono presenti stasera e che ormai fanno parte. Andate. Grazie, grazie. 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 Grazie.